Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a San Valentino in Abruzzo Citeriore in compagnia di Antonio Saia, sindaco e dottore. Dottor Saia, qualche tempo fa siamo rimasti colpiti da un suo post su Facebook in cui si rivolgeva ai suoi concittadini e paesani annunciandogli che sarebbe presto andato in pensione. Questo post è stato molto apprezzato ed emozionante, per cui siamo qui per chiederle un po' la sua storia di medico. Come e quando ha deciso che avrebbe intrapreso questa professione così bella e importante? Diciamo, alla fine del liceo ero molto indeciso se fare l'ingegnere il medico, però mio padre era stato per circa 56 anni, già quasi 50 anni medico a San Valentino, e quindi poi ho scelto di fare il medico e mi sono laureato nel 1971 e da allora ho sempre lavorato e diciamo ho lavorato in ospedale, ho lavorato in alcuni comuni, San Valentino, un periodo anche a Scavalco, un bel periodo che ricordo con molto piacere anche a Salle, e all'ospedale di Tocco. E niente, prima si poteva fare tutte e due, il medico ospedaliero e il medico di base. Dopo, quando si è trattato di dover scegliere, non ho avuto dubbi e sono rimasto a fare il medico a San Valentino, perché diciamo, fare il medico in un paese per me è la cosa più bella, insomma, è stato più soddisfacente sotto ogni punto di vista, soprattutto dal punto di vista umano. Bene, quali sono stati i momenti più belli e particolari di questa professione? Ma questa è una professione che ti fa vivere momenti molto belli e anche momenti tristi. E i momenti più belli sono sicuramente quando di fronte a qualche caso grave o drammatico sei riuscito a risolvere, sei riuscito a evitare un esito fatale di una crisi cardiaca acuta o di uno shock anafilattico. Voglio dire, momenti bellissimi anche che mi sono capitati sia in casa che in ospedale, soprattutto nei primi tempi, quando si vede nascere un bambino, è anche un momento molto, molto bello. E poi però accanto ai momenti belli ci sono i momenti in cui tu vivi una sconfitta professionale, quando non ce la fai a risolvere, e allora capisci che la tua funzione è soltanto quella di lenire il dolore, di dare coraggio e di dare forza e aiuto a chi te lo chiede, insomma. E lei prima ci raccontava che ci sono stati momenti emozionanti, per esempio quando si cambia paese. Lei ci parlava di Salle, del periodo in cui è stata a Salle. Sì. All'inizio della mia professione, proprio perché allora mio padre era medico a San Valentino, e proprio il giorno che io feci il giuramento all'ordine lui ebbe un infarto. E quindi io lo sostituivo un po' qui, però non avevo ancora la convenzione. Ebbi l'incarico di medico condotto e ufficiale sanitario interino a Salle, dove andavo a Scavalco 1 o 2 ore, e ho visto veramente i problemi della gente, ma problemi veri, veri. Mi ricordo allora il problema dell'acqua, il problema della convivenza con quell'attività che poi ha reso famoso Salle nel mondo e che è stata poi l'attività che dava lavoro. E però convivere, non lo so, con soprattutto allora si lavoravano le corde, le budella, era un po' difficile, e chi ci doveva vivere vicino magari subiva il cattivo odore. Adesso le cose sono cambiate e ricordo, insomma, quel periodo veramente mi era attaccato a quel paese, a quella comunità, perché era gente, insomma, molto. E ho avuto dei racconti, mi ricordo soprattutto qualche anziano di quelli che andavano a lavorare, che si alzavano la notte a mezzanotte per andare sulla montagna e tornavano il giorno con la legna, e quindi ho visto proprio problemi reali. Ricordo che quando sono andato via, perché dopo certo non potevo fare tutto, San Valentino, Salle, nel frattempo lavoravo un po' anche in ospedale a Tocco, però nel frattempo cominciarono ad aumentare il numero dei medici disponibili, e ricordo che venne il dottor Marulli dopo di me. Mi ricordo quando me ne andai, insomma, una forte commozione, devo dire.
Bene, dopo l'esperienza di Salle ci sono state tante altre importanti esperienze da medico. Oggi è tornato di nuovo a San Valentino, nel suo paese. Vuole approfittare di questo momento per fare un saluto, un messaggio ai suoi concittadini, allora, ai pazienti? A San Valentino devo dire, non sono tornato perché sono sempre stato, cioè è stata sempre l'attività fissa mia preminente, anche quando sostituivo mio padre, perché come le ho detto sin dall'inizio, dal giorno che feci il giuramento ho dovuto sostituirlo perché lui ebbe un infarto, proprio tornando a casa. Tuttavia, niente, io anche se ho 70 anni, capisco che l'ora è andata, lavoravo anche moltissimo, capisco che era l'ora di andare in pensione, però prima c'era una norma che consentiva di poter avere 2 anni di proroga ancora, cioè arrivare ai 72 anni. Fatta la domanda, però ho avuto una risposta negativa, nel senso che c'è stata nel frattempo una legge, credo la legge Fornero, che ha tolto quella possibilità che prima c'era. Niente, adesso certamente mi devo abituare a questa nuova situazione, certamente qualcosa farò. Se io potrò dare ancora qualcosa ai miei paesani, ai miei vecchi pazienti, sarò disponibile. D'altra parte, io nella vita ho avuto tanto e tanto mi hanno dato, è anche giusto che essere disponibile. Certo, sono in buone mani perché qua ci sono 3 bravissimi medici, a parte uno di questi è mio nipote, ma poi c'è il dottor Di Giambattista, la dottoressa Viola, quindi diciamo il territorio, il paese è coperto sicuramente da professionisti capaci e preparati. Però per quanto riguarda, per la mia esperienza, quando dovessi essere chiamato per dare un consiglio o per ricordare diciamo qualche problema passato, per fare qualche raccordo anamnestico, sarò sempre comunque disponibile. Bene, per Notizie d'Abruzzo ringraziamo il dottor Zaia. Grazie a lei.